Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Quel quest'oggi siamo tornati su Clutch Mini e oggi vado a parlarvi della data di uscita del nuovissimo aggiornamento. Ne arrivo tra 31 giorni all'incirca, ma questa data oggi ne parliamo in modo molto dettagliato. Non è precisa perché qua ci sarà il reset del pass e il reset ragazzi della stagione, ma la data dell'aggiornamento sarà sicuramente prima. Nel video di oggi ve ne parlo in modo molto dettagliato, però prima di iniziare vorrei arrivare a 100 mi piace ragazzi. Lasciate un bel like perché Kirri è l'unico in Italia che vi sta andando a dire queste cose in anteprima, che vi continua sempre a portare contenuti su Clutch Mini, e quindi mostratemi il vostro supporto con un bel like, un bel mi piace, una bella condivisione, che mi fate davvero continuare a portare contenuti su questo gioco che a me piace davvero un sacco. Ed eccoci qua, al momento sto usando un deck col Monaco ed è molto molto tranquillo. Ma iniziamo, andando nella sezione del pass, vediamo che mancano 31 giorni e 16 ore all'incirca, e questa data finirà il 3 di aprile. Come possiamo vedere anche nella sezione delle coppe, la season finisce fra 31 giorni e 16 ore, cioè che va a concludersi il 3 di aprile. Però come voi sapete, o forse no, la stagione di Clutch Mini viene sempre rilasciata qualche giorno dopo dell'aggiornamento, perché aggiornamento e stagione e reset delle coppe sono due cose totalmente separate. Infatti l'aggiornamento viene solitamente una settimana prima, se non il lunedì, e poi il reset delle coppe avviene il lunedì dopo o la domenica dopo. E quindi oggi parleremo della data possibile dei mini minute. Dei mini minute riusciamo a capire molte cose di quando arriverà l'aggiornamento, e dall'aggiornamento riusciamo pure a capire quando arriverà il bilanciamento e tutte queste cose qua. Ma iniziamo subitissimo. Allora, è stato detto ufficialmente ragazzi al community manager di Clutch Mini Frame Supercell che l'aggiornamento arriverà molto presto, perché sono stati registrati esattamente 2 giorni fa i mini minute, esattamente 4 mini minute che vanno a parlare di tutte le cose che arrivano nel prossimo aggiornamento, e questi 4 mini minute verranno rilasciati fra qualche settimana a detta di Frame Supercell. Comunque piccolo spoiler da parte mia, essendo content creator ufficiale per Supercell e in particolare pure per Clutch Mini, vi dico una piccola notizia: preparatevi perché nelle prossime settimane, già da settimana prossima, avremo contenuti davvero molto succulenti. Quindi campanellina attiva, non vi posso dire altro, ma voi state pronti, state belli pronti. Quindi siamo a conoscenza di un arrivo di 4 mini minute, che però non sappiamo quando arriveranno, non sappiamo di cosa tratteranno, però possiamo comunque pur sempre immaginare un attimino. Sono stati registrati 4 mini minute, dopo andiamo a vedere il video dove è stato detto da Frame Supercell di questa cosa qui, e arriveranno fra qualche settimana. Conoscendo Supercell, conoscendo Clutch Mini, solitamente vengono rilasciati i mini minute durante il martedì. Inizia tutto sempre di martedì, come è successo nella scorsa season durante novembre. Primo martedì della penultima settimana furono rilasciati i mini minute, e io credo che succederà la stessa identica cosa per questa stagione. Poi se ho ragione ragazzi, tornate qua sotto a commentarmi che avevo ragione e godo davvero un sacco. Secondo me il primo mini minute l'avremo il 21 di marzo, quindi nemmeno tra troppo, tra circa 2 settimane avremo il primo mini minute il 21 di marzo, per poi passare al secondo mini minute il 22 di marzo, sempre il giorno dopo. E dal 22 di marzo iniziano i mini minute con i giorni pari, quindi diventano da 22 al 24 di marzo, e andiamo a concludere esattamente con il 26 di marzo, che è domenica ed è il giorno in cui concludono sempre i mini minute, per poi prepararsi alla settimana dopo in cui viene rilasciato l'aggiornamento, e la settimana ancora dopo dove viene rilasciato il reset della stagione e il reset delle coppe. Quindi potrebbe essere già tutto perfetto, e potremmo magari anche collegarci alla data dell'aggiornamento, che potrebbe tranquillamente essere o il 27 o il 28, cioè la settimana dopo dell'inizio dei mini minute. Nel frattempo siamo contro un Barbarian King che è il mago. Arciere è davvero forte in questa stagione. Non credo che riusciremo a fare niente di così importante, perché lui c'ha il Barbarian King potenziato. Bellissima giocata, vediamo se riusciamo a recuperare. Siamo 2-1, comunque ci siamo quasi. Dopo andiamo a vedere meglio ragazzi i contenuti fatti dal community manager, ha un canale YouTube dedicato a Clutch Mini, e quindi ci vediamo un po' di quello che è stato detto, un po' delle cose che vengono trapelate. C'è da dire che al momento i bilanciamenti di questi ultimi aggiornamenti sono davvero molto complessi, c'è da dire, perché ancora non c'è un deck davvero così forte, e abbiamo appena perso perché andando a potenziare il Pekka nella sauna, credo che la nostra esistenza è appena conclusa, io direi proprio di sì. Vai Monaco, mamma mia il Monaco ragazzi, mi sa che questo round è vinto. Round vinto, inaspettato, totalmente inaspettato, grande Monaco, mamma mia, poi vado davvero a pregarti. Perfetto, 2-2, meglio che non inizio a mettere mod così non gufo. E io metterei nuovamente un bel Pekka potenziato al massimo, e potrei pure pensare di mettere un più 2 di cura. Swappo tutto sulla destra, che potrebbe essere una giocata molto sensata, e vediamo quello che riusciamo a fare. Ditemi nei commenti che deck state usando in questo momento, perché sono davvero molto curioso cosa che troviamo il deck migliore del mondo, e magari lo provo pure in futuro. Il Monaco sempre che distrugge il Pekka, ormai la giocata è diventata davvero critica. La mia curatrice che non sappiamo quello che sta facendo, il Pekka ci ha distrutto, e ragazzi questo round è bello che è perso. Era molto sicuro che succedesse una cosa del genere. Meno 11 coppe ragazzi, meno 11 coppe. A queste coppette qua è davvero difficile scalare. Comunque vi voglio ricordare che in uno dei prossimi video faremo la Rumble
Bowl più grande d'Italia. Ora andiamo subito a vedere quello che è stato messo da Frame Supercell, il community manager, su YouTube. Eccoci qua nell'account ufficiale di Frame Supercell. E in questo shorts Frame Supercell ci va a narrare che stanno iniziando a registrare i mini minute. Hanno iniziato a registrare i mini minute esattamente il 27 di febbraio. Quindi sarebbe davvero perfetto un mese dopo precisamente rilasciare l'aggiornamento. Il 27 di marzo rilasciare l'aggiornamento per poi aspettarci il reset verso il 3 di aprile. Secondo me è una cosa molto sensata che potrebbero comunque fare. Già da queste immagini vediamo una cosa pazzesca. Innanzitutto il green screen che è gigantesco, per farvi capire quanto un gioco in beta è riuscito ad andare avanti, anche se non gioco in beta, perché vi ricordo Flash Mini è l'unico gioco in beta che ha avuto un nuovo studio da parte di Supercell, con un microfono davvero assurdo. Non so se lo riuscite a vedere, è uno dei microfoni più costosi che io conosca, esattamente questo. Quindi uno studio davvero grande e un green screen abnorme. Il giorno seguente Frame Supercell fa un altro video dove ci dice che è esausto e che hanno registrato esattamente 4 mini minute. Questa qua è la notizia più importante. E vediamo comunque ancora lo studio che è gigantesco ed è bellissimo, e ci vorranno un paio di settimane prima di editare e di montare questi video, essendo che questo green screen ci fa rivedere che è davvero un sacco complesso togliere dalle spalle. Quindi secondo me vedremo uno di quei video, uno di quei mini minute davvero ben fatti. Comunque per tutti voi che si stessero chiedendo che cosa sono sti mini minute, beh ragazzi, i mini minute sono dei piccoli shorts, un po' come i Brawl Talk o le TV Royale. Sono dei video che durano esattamente un minuto, dove ci vanno a dire ogni giorno, ogni singolo giorno, qualche news, qualche piccolo update sul prossimo aggiornamento. E sono molto buoni, e ovviamente Ghirri ragazzi avrà questi contenuti in anteprima, e appena alle 9 del mattino solitamente escono, uscirà questo contenuto. Ghirri lo pubblicherà in questo canale con la traduzione in italiano e con un sacco di contenuti aggiuntivi. Sto facendo alcune domande sulla registrazione di questi mini minute. In un altro video vediamo che un commento va a chiedere: spiegaci con tre parole quello che è stato detto nei mini minute. E Frame Supercell risponde che non lo sa nemmeno lui. Molto bene, siamo messi davvero bene. Comunque a parte gli scherzi, ci va a dire che i mini minute sono molto improvvisati e per questo vengono tagliati così tanto. E prima di concludere vi mostro meglio la mia idea di quando uscirà l'aggiornamento e pure del calendario, così da darvi un attimo una spiegazione più dettagliata. Noi siamo esattamente al 2 ragazzi, al 2 di marzo, e come vedete i mini minute per il mio inizieranno il 21 esattamente di marzo sempre, ed è martedì. Poi avremo il secondo mini minute il 22, il terzo il 24 e il sesto il 26, che è anche il giorno dell'ora legale. Non è che sto dicendo queste cose in modo totalmente casuale, mi sto andando a riprendere gli scorsi mini minute che sono iniziati sempre di martedì e vanno a concludersi di domenica, con lo stesso schema di iniziare con due giorni accanto e poi saltarne sempre uno e iniziare a giorni pari, per poi aggiornare il gioco o il 27 o il 31 sempre di marzo, per avere poi reset il 3 che è lunedì ed è il giorno in cui quasi sempre, quasi sicuramente, vengono rilasciati bilanciamenti, reset di season e reset del pass. Quindi tanti ma tanti contenuti molto molto succulenti. Ditemi nei commenti secondo voi cosa verrà aggiunto in questi mini minute, perché a parer mio, essendo 4 mini minute, potrebbero dedicarsi nel primo ai mini e dei nuovi eroi, nel secondo magari al cambio della scala dei trofei e all'avanzamento delle coppe, nel secondo sicuramente, e ne sono abbastanza sicuro, che verranno narrate e illustrate le nuove modalità esclusive che non vanno ad influire la parte competitiva, e magari per il quarto mini minute ci parlano del reset delle stelline e del nuovo tipo di scalata. Non lo so, ditemi nei commenti secondo voi cosa verrà detto nei mini minute, ma state pronti perché i contenuti su Clash Mini stanno arrivando, e questo è un bel mese sicuramente molto molto importante per il gioco. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel like al canale, guardate i video sono appena versi qua accanto che sono più bello dell'altro, vi ricordo di fare l'abbonamento per ricevere un sacco di vantaggi da parte mia e anche la mia amicizia su Clash Mini che quasi sicuramente nel prossimo aggiornamento arriverà, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao.